qui vive gente per bene che è stata dimenticata. Ecco, noi abbiamo iniziato a lavorare su questo. Abbiamo lavorato molto sul trasporto pubblico, risanando un'azienda, ATAC, che era fallita, e nel contempo abbiamo acquistato, per esempio, 900 nuovi autobus. Pensa chi c'era prima di noi, questa azienda che sostanzialmente lavora in regime di monopolio a Roma. L'avevano lasciata abbandonata con oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro di debito. La volevano far fallire per poi svenderla a un privato. E il privato avrebbe. E il privato prendeva l'azienda a 2 lire e poi probabilmente avrebbe iniziato a tagliare i costi, quindi avrebbe smesso di fare investimenti e avrebbe aumentato i ricavi, avrebbe aumentato il biglietto.